Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 2 settembre e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e FTSE MIB. Ieri che operazione abbiamo fatto innanzitutto? Abbiamo fatto questa operazione. Vedendo questo minimo a 19.625 e il successivo a 19.617 e quindi avendo avuto un movimento con un vincolo a ribasso, abbiamo aspettato un rimbalzo e in violazione dello stesso minimo siamo andati short portandoci a casa minimo 113 tick di gain. Queste sono le operazioni che faccio nel gruppo Premium su Facebook. Nella realtà dei fatti abbiamo aspettato anche un po' un rimbalzo prima di andarlo a prendere e c'è chi ha fatto un add, un'aggiunta sul secondo top, quindi questo è il minimo di punti che ci siamo portati a casa e solo ed esclusivamente su FTSE MIB. Sapete che seguiamo anche DAX, ok? Siamo andati praticamente a vendere in area 19.511, ok? Perché già iniziamo a vedere una candela verde e abbiamo quasi preso il minimo della giornata. Successivamente che è successo? Partenza di un ottavo T-3, un nuovo T-3, perché nella realtà dei fatti il terzo T settimanale si è vincolato a ribasso. E anche se è stato violato questo swing a 19.680, bisogna capire che cosa sta per succedere. Ovvero, questo in realtà è un nuovo T-3? E se è un nuovo T-3, è il secondo T-3 della struttura T+2 partita qui, e quindi anch'esso si vincolerà presto a ribasso. Cosa richiede un T settimanale per partire? Un T-2. Un T-2 sono due giorni, a partire da questo minimo qui, poi la struttura potrebbe andare a collassare. Ve la faccio vedere anche da questo punto di vista, da quello del grafico a candele giornaliere. Qui ci siamo fatti 8 giorni che bastano e avanzano, anzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni che bastano e avanzano, e se vuole partire il quarto T avremo che, stante che il primo si è già dimostrato ribassista, il secondo non potrà che fare la stessa identica cosa se vuole appartenere a questa struttura. E può non appartenere a questa struttura? E dire di no. Perché? Perché un mensile non può durare solo 22 giorni, e questo è il 23esimo. Per cui aspettatevi un tentativo di rimbalzo tra oggi e domani, e poi vediamo che situazione si verrà a creare, d'accordo? Perché dovremmo andare a riaggiornare poi pian piano i minimi, con un target estremamente semplice in questo momento da dare, ok? Anche se, nella realtà dei fatti, se vogliamo essere più specifici, si può andare sempre ad utilizzare non il nostro algoritmo proprietario, ma anche soltanto Fibonacci, darci un'occhiata rapida e dire, ok, qui ci siamo arrivati, oltre il 61,8 di ritracciamento ci siamo andati, step successivo quale può essere? Ok, questo, 19.272, sarei più disposto a scommettere in realtà su un andare sotto i 19.000. Ok? Questa è l'idea attuale, anche perché appunto un T+2 non può più aver chiuso a 22 giorni. Ok? Per quanto riguarda il DAX, qui è ancora più evidente che da qua non sta partendo un ottavo T-3, ma sta partendo qualcosa di nuovo, una nuova struttura, anche perché anche su SPX, la stessa identica cosa, per cui attenzione, qui bisogna vedere se effettivamente è partito un sesto T-3 inverso, oppure se siamo ancora in chiusura del quinto T-3i come stiamo facendo appunto su FTSE MIB. Poi ritorneremo a scendere e successivamente magari su una discesa interessante come può essere quella del minimo del T-4, il mio suggerimento può essere di andare long, ok? In questo caso doppiamente long, per il fatto che qui il nostro T per ora
Il bassista non ha nulla. Infatti, se andiamo a prenderlo anche a candele giornaliere, qui abbiamo che, a parte che abbiamo aggiornato i massimi sul terzo T, cosa non è successo dall'altra parte, siamo andati, guardate che roba, a toccare soltanto il 38% di ritracciamento del TP2. Ok? E siamo andati a lambire il livello superiore dell'acumo con una precisione pazzesca. Quindi la forza che c'è su DAX, che è corrispondente poi in realtà alla forza che abbiamo, anzi, un po' più bassa rispetto alla forza che abbiamo su Standard & Poor's 500, ci dice che la situazione è differente. Oltretutto qui siamo in Golden Cross. Ok? Qui siamo in dead cross, ma i costi sono già andati sopra le due medie mobili. Per cui per oggi, che cosa facciamo su entrambi i mercati? Valutiamo sui ribassi operazioni eventualmente long, in violazione sempre di swing per sicurezza, e ricordandoci che qui, per dire, abbiamo già superato determinati swing 1, 2, 3, e quindi da qui effettivamente sta partendo molto probabilmente l'ultimo o il quarto T settimanale che richiede appunto, come detto, minimo 2 giorni di salita. Ok? Sceglietevi l'indice che preferite e utilizzatelo, sfruttatelo per andare eventualmente, secondo le regole dell'analisi ciclica voluta, a rialzo per la partenza di un nuovo T settimanale. Sfruttate i minimi che eventualmente farà e gli appoggi, i supporti che avrà. Guardate, qui ha provato a superare il livello inferiore dell'acumo, non ce la sta facendo. Da quanto siamo di tempo, per esempio? Siamo a 9 barre, quindi meno di 2 ore. Sta per chiudere sostanzialmente il primo T meno 5. Valutiamo dove andrà a finire e eventualmente iniziamo a prendere una prima posizione long con tecniche di money management. Però tutte le indicazioni verranno date esclusivamente al gruppo Premium su Facebook. Raggiungetemi su Financial Armor, quello è il gruppo didattico totalmente gratuito per chi vuole approfondire eventualmente la ciclica. Come detto, da oggi in avanti, per tutte le operazioni che farò, che siano in gain o in loss o in perdita, in guadagno o in perdita, vi darò i tick minimi che abbiamo fatto se abbiamo operato. D'accordo? Oggi segnate più 113 minimo. Vi auguro una splendida giornata, la mia l'ho già programmata per essere splendida. Arrivederci.